Vabbè, tanto mi sentite. Si sente senza microfono, la voce abbastanza... No, solo un saluto, poi mi devo assentare per un problema in famiglia di stamattina, quindi non posso rimanere. Ma visto che ci sono tante persone di tutto rispetto che devono intervenire, il mio è solo un saluto e ringraziamento, quindi anche a collega Marco e a tutti quelli che dovranno intervenire. Per noi ci sarà il Filippo e vi auguro solamente un buon ascolto, e questi momenti sono momenti di condivisione per tutti quegli aspetti che secondo me sono importanti nella vita di ciascuno di noi, ma soprattutto il dialogo, perché in questo momento penso che il dialogo sia la cosa migliore, anche se qualche volta viene disatteso. E quindi il dialogo e il confronto, e io come ho detto settimana scorsa in un altro intervento prima della presentazione di un altro evento, è la genuinità e l'umiltà di fare le cose, anche per il servizio che tutti noi facciamo per le nostre società. Quindi vi ringrazio, vi auguro una buona sera, buon ascolto e una buona serata. Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui con noi. Prima di tutto, a nome di Don Giorgio, anche di Don Giorgio, esprimo un doveroso ringraziamento al sindaco appunto di Robbiate, Marco Magni, alla vice sindaco Antonella Cagliani, alla signora Elisabetta Codara e a tutta l'amministrazione per averci aperto le porte, donandoci così la possibilità di organizzare questo incontro sul bene comune ed anche la mostra. Il compito che mi è stato assegnato è quello di introdurre ognuno dei quattro relatori, che ringrazio subito per aver aderito al nostro invito. Il 18 marzo di quest'anno si era già tenuto presso il comune di Dolzago un incontro sul bene comune e successivamente è nata l'idea di organizzarne un altro, coinvolgendo però più relatori, ritenendo giusto e doveroso confrontarsi anche con chi vive o ha vissuto in prima persona responsabilità nel campo amministrativo. Vorrei subito specificare che la scelta dei relatori non è stata di parte, nel senso che abbiamo invitato quelli di una certa area politica, ma l'unico criterio è stato quello del loro indefesso impegno e della loro competenza in vista del bene comune, quindi indipendentemente dalla loro appartenenza partitica. Ognuno affronterà una tematica ben precisa, tenendo presente il filo conduttore, ovvero il bene comune, che è lo scopo o il fine di ogni agire politico. Parlare di bene comune non è facile, soprattutto oggi. Sembra che ne sia scomparsa nella nebbia ogni traccia. E non basta neppure comunicarci qualche riflessione o scambiarci qualche esperienza in qualche sporadico incontro. Insistiamo nel dire che bisogna iniziare a parlare del bene comune in modo più sistematico e continuativo, organizzando anche le cosiddette scuole sociopolitiche, che un tempo erano come l'ossatura della vitalità di ogni partito politico. Crediamo che i veri problemi del nostro paese siano nati quando sono scesi in campo imprenditori o ancor peggio gente opportunista, digiuna di quel concetto di bene comune che sta alla base di ogni autentica democrazia. Imprenditori, populisti, incompetenti sembrano aver preso in mano il paese, portandolo verso un disastro non solo economico, non solo morale, ma di quel benessere che non è certo un affare personale o di partito. Mi limito a citare un antico filosofo greco, Platone. In quel libro straordinario che è La Repubblica ci insegna ancora che chi si adopera per il bene comune deve lasciare tutto,
Sì, tutto ciò che è strettamente personale per dare spazio all'unico interesse che è il bene dello Stato. Ed ecco le sue parole. Il vero governatore non è portato a badare a ciò che conviene a lui, ma a ciò che conviene a chi è governato. Ancora, si può ipotizzare che, se si desse una città di uomini onesti, si farebbe a gara a fuggire il comando, esattamente come oggi si fa gara per averlo. E in tale società sarebbe finalmente manifesto che il vero uomo di comando non è quello naturalmente portato alla ricerca del proprio tornaconto, ma quello che cerca il vantaggio di chi gli è sottoposto. Allora, i nostri relatori, Don Giorgio, che darà qualche idea di fondo sul bene comune, Marco Panzeri, sindaco della Valletta Brianza, ci farà capire vantaggi e difficoltà della fusione tra più comuni. Renato Ghezzi, amministratore del comune di Viganò, ci parlerà di ieri e di oggi, cosa è cambiato nell'amministrazione di un paese. Filippo Perego, vostro consigliere comunale, ci farà capire come farsi eleggere senza populismo. E poi abbiamo Samantha Brusadelli, consigliere della minoranza del comune di Cernusco Lombardone, la quale ci farà capire l'importanza e strategia della minoranza opposizione. Quindi passo la parola a Don Giorgio. Cercherò di essere sintetico, non avendo molto tempo a disposizione. Parto subito, direi in modo drastico, quasi brutale. Alla domanda perché oggi, a partire dagli enti istituzionali per poi scendere agli stessi cittadini, tutti o quasi danno poca o quasi nessuna importanza al bene comune, oppure perché oggi si hanno così poche ma tanto confuse idee sul bene comune? Vi rispondo secco. Il problema non è che tutti se ne freghino del bene comune o che abbiano poche ma tanto confuse idee. Il problema è ben più radicale. Nella testa degli enti istituzionali e degli stessi cittadini forse non esiste alcuna idea di bene comune. Al massimo l'espressione bene comune appare di prassi sui programmi durante le campagne elettorali per poi scomparire del tutto durante i vari mandati. Sul bene comune, usando un'antica espressione latina, c'è tabula rasa, ossia il cervello è piatto. Noi diremmo il bene comune non esiste neppure nell'anticamera del cervello, né come idea, e tantomeno il bene comune viene applicato come unico scopo nel proprio agire come amministratore, come cittadini. Non credo di esagerare se dicessi che il bene comune dovrebbe essere una fissazione, una ossessione, che in quanto amministratore mi deve quasi perseguitare, tanto mi stimola per il meglio, pronto ad accusarmi appena scendesse a qualche compromesso. Bene comune. Pensate, sono due parole che, prese singolarmente, cioè ognuna a sé stante, hanno un loro significato su cui potremmo star qui a lungo a discutere, ma il vero problema è come saper mettere insieme il bene, che è sostantivo, e comune, che è aggettivo. Già dire sostantivo e aggettivo mette dei paletti. Che cos'è il sostantivo? È la cosa più importante, può stare in piedi da solo. L'aggettivo invece dipende dal sostantivo, il che significa che comune è relativo al bene, non può stare a sé.
potrebbe avere tanti significati quanti sono i sostantivi a cui si riferisce. E allora poniamoci anzitutto la domanda: che cos'è il bene? Qui sono costretto a scandalizzare chi vive di carnalità. Io quando parlo di carnalità vuol dire esteriorità, o di emozioni puramente psichiche. E qui ripeto, anche se qualcuno magari per la prima volta sente queste cose, ripeto: gli antichi filosofi greci parlavano dell'essere umano come composto di corpo, soma in greco, anima, psiche in greco, e di spirito, pneuma in greco. Quindi l'essere umano è tridimensionale. Averlo ridotto a bidimensionale, cioè averlo inteso come solo corpo o al massimo come psiche, ha procurato la più grande rovina dalla storia della religione. È vero, sarebbe già tanto non ridurre tutta pura carnalità. Parlare di emozioni, di sentimenti è già qualcosa, ma non basta. Cristo stesso e poi l'Apostolo Paolo parlavano di una triplice composizione dell'essere umano, come spiegato. La mistica medievale riprenderà questa tridimensionalità dell'essere umano, poi tutto nel 600 sparirà, tutto nel senso che sparirà lo spirito, quando la Chiesa istituzionale, vorrei sempre sottolineare istituzionale, condannerà definitivamente la mistica speculativa, siamo verso la fine del 600, condannando a morte se stessa. La Chiesa istituzionale si è suicidata quando ha condannato la mistica speculativa. E quando poi successivamente la psicanalisi di Freud e company costruiranno il loro impero anche economico, non dimenticatelo, sulla psiche, dimenticando, ignorando che noi siamo composti anche e soprattutto di spirito. Uno studioso che se ne intende, no, ha detto esplicitamente che gli psicologi, gli psichiatri, eccetera, eccetera, non sanno che esiste lo spirito, non sanno che è la parte centrale più importante dell'essere umano. E qui immaginate che cosa fanno, i disastri che fanno. Allora, parlare di bene è richiamare il nostro essere interiore, ma non possiamo non richiamarlo, credenti o non credenti, cioè il nostro spirito. Già la parola benessere, notate, ben trattino essere, e quando l'essere sta bene, l'essere, dovrebbe aiutarci ad andare oltre la psiche e la carnalità. E succede che quando nel campo sociopolitico si parla di benessere, assurdo, allucinante, si intenda quello puramente materiale, il benessere economico. Il bene richiama il nostro essere interiore. E guardate che non sto qui a insistere, dovrei stare qui parecchio tempo, la differenza enorme tra interiorità e spirito e religiosità. C'è una differenza enorme. Interiorità vuol dire che riguarda ogni essere umano, che tu sia musulmano, che tu sia ebreo, che tu sia cattolico, che tu sia ateo. Tutti sono spirito, anche spirito, soprattutto spirito. Il che significa già concretamente che gestire il bene comune esige anzitutto pensare, perché lo spirito, secondo anche i greci, è il pensiero, per poi agire. E che vuol dire? Io amministratore, io politico, dovrò prima pensare per poi far sì che il cittadino stia anzitutto bene nel suo essere in quanto essere, tenendo conto, è naturale, che anche psiche e corpo.
sarei tentato, ma non lo faccio perché il tempo è quello che è, ma qui gli esempi sono tanti, no? Quando abbiamo un ministro che è soltanto corpo e sedere, immaginarsi, no? Il pensiero dove ce l'abbia, butta fuori le cose dal di dietro e lo vediamo. Certo, mancherebbe un'amministrazione o un governo dovrà gestire al meglio anche i servizi sociali, mancherebbe altro. Pensate alle strade, alle tasse, agli ambienti scolastici, assistenziali, agli enti ospedalieri, eccetera, eccetera. Ma ciò non basta se poi non si anzitutto dimira in far star bene il cittadino nel suo essere. Non devo mai gridare se non avevo giù la voce. Ma voi credete che le malattie mentali dipendono da non avere cose? Ma chi ve l'ha detto? O non dipendono invece dal fatto che non si sta bene dentro? Pensate agli stress psicologici dovuti a desideri eccessivi per cose magari non essenziali. Qui dovrei aprire una parentesi sulla psichiatria perché ne ho studiato, no? Su questo campo, e hanno dimostrato che gli uomini primitivi non esisteva la pazzia. Perché? Perché vivevano nella serenità del loro essere. Non esiste la pazzia, non esisteva. Quando è arrivato il progresso ha procurato la pazzia. Ma ecco la domanda a proposito dei desideri. Io sono convinto, non è la cosa che io ho che mi crea tanto stress, perché una cosa quando ce l'ho la vedo, la tocco e capisco che vale niente. Come i bambini, no? Date un giocattolo, dura un minuto, poi lo buttano via. Sono i desideri. Desidero. E c'è stato uno in Italia, no? Che è durato per 20 anni, che ha creato desideri nella gente, procurando poi pazzia. Ma ecco la domanda cruciale: quando si sta bene dentro, o come far star bene nel proprio essere cittadino? Qui dovrei toccare, usando argomenti di carattere filosofico, teologico, soprattutto mistico. Io sto parlando anche da prete, e qui mi lasciatemela dire, anch'io qualche volta ci casco, no? Magari nell'affrontare le cose sociali, o no? Ci casco, è anche giusto farlo. Ma quando vedo la Chiesa di oggi, il Papa, i cardinali, i vescovi, che parlano soltanto come specialisti in sociologia e in economia, impazzisco! Accenno solo, ci sono parole su cui gli antichi filosofi greci hanno fondato il loro pensiero, anche nel campo della politica. Pensate, lo so che uso una parola che magari, vabbè, la parola logos, ma guardate che la parola logos ha dato origine alla parola italiana logica, un termine difficile da cogliere subito nel suo nocio. Che cos'è? Cosa intendevano per logos? Perché aveva diversi significati. Si aveva, in quanto il termine logos lo si trova già in Eraclito, filosofo greco che ha vissuto nel V secolo avanti Cristo, il quale dava al logos questo significato come la legge fondamentale, universale, della realtà delle cose. In fondo a tutto c'è il logos, che dà origine all'ordine, quello che volete voi. Significato di tutto è il logos. Carlo Maria Martini, cercando di cogliere il senso più profondo contenuto nel termine logos, anche per capire il motivo per cui l'evangelista Giovanni, nel prologo, ha chiamato logos il figlio di Dio che si è incarnato, dopo aver riconosciuto che è una parola disperante, è un aggettivo che lui usa, disperante, proprio nel senso che ha più significati, può indicare la mente, la ragione, anche il conto della spesa. E mette molte altre cose strettamente, estremamente disparate. Da una sua interpretazione, tenendo conto di ciò che aveva già detto il filosofo greco Eraclito. Il logos che cos'è? È la ragione ultima d'essere della realtà.
Se voi non cogliete questo, noi viviamo sempre da carnali, da fuori, da disordinati, da frantumati, quello che volete voi, e come va il mondo di oggi. In altre parole, il creato ha un suo senso che va colto, anche se è presente in modo talora oscuro, perché è tanto profondo da richiedere il nostro intelletto più attivo. Da qui gli esempi sono molteplici anche nel campo politico. Devo rispettare la natura, ovvero il creato, perché non posso venire meno o tradire il suo senso più profondo, che è lo stesso logos o mente ordinatrice, quella mente che ha guidato il creatore a donarci un mondo in sé meraviglioso. E se non è meraviglioso, colpa nostra. Il logos allora è la sapienza che armonizza il tutto e ci aiuta a cogliere, al di là dei particolari, il tutto divino. L'uomo, quando violenta la natura, la violenta nella sua profonda armonia, nel suo logos, rompe l'ordine, l'ordine frantuma l'unità originaria, per cui il creato è uscito dall'uno divino e torna all'uno divino. C'è stato nel Medioevo, e qui abbiamo fatto un incontro importante invitando una specialista, c'è stato un movimento femminile di sole donne chiamate beghine. Poi dopo il termine beghina ha preso un senso dispregiativo, no? Sono state definite antesignane delle future femministe, soprattutto erano attive nel campo socio-assistenziale, nel campo scolastico. Pensate che le beghine, che poi erano partite poche, addirittura qualcuno dice che erano diventate milioni, erano donne che facevano una certa vita, sposate o non sposate, vedove eccetera, no? Quindi vivevano in casette insieme, cioè insieme casette, no, ognuno viveva nella propria casetta e poi dopo magari più di una, eccetera eccetera. Ma la cosa interessante è questa, che queste casette, come venivano costruite, erano l'armonia abitativa che veramente era importante. Non a caso, così, no? Una accanto all'altra, no? Avevano una loro armonia. Perché? Erano convinte che l'ordine dello spazio abitativo favorisse l'ordine mentale e spirituale. Se io vivo come oggi da pazzi, no? In condomini, lì, tutti uni addosso all'altro, ma come poi pretendete che la gente stia bene? Sta male! Senza volerlo, si rifacevano l'antica concezione dell'armonia, chiamata con tanti nomi diversi, oltre al nome Logos, l'ho già spiegato. La parola che oggi potrebbe colpire di più, sapete qual è? È la parola che i greci antichi usavano frequentemente, è la misura. Avere la giusta misura delle cose. Misura. Misura è geometria. Sapete che la parola geometria, metria, no? Comprende la parola misura, vuol dire misurare, no, terreno, quel che è. Vuol dire proporzione, vuol dire giusto mezzo. Qui sarei tentato di leggervi, ma non c'è tempo, una paginetta di un opuscolo che ho scritto recentemente, siccome ogni film niente da fare, tanto scrivo, no? Ecco, e mi sto scrivendo un mucchio di libri. Anche perché mi sembra giusto, quando uno studia, non tenerlo per sé ciò che studia, ma comunicarlo. So di non sapere, sono un insieme di massime greche, in cui commento alcune antiche massime greche. Il tempo è... Ecco, benissimo, sono quasi finito. Tra cui una in particolare è attribuita a un certo Cleobolo, quel che è, vissuto tra il VI e il V secondo Cristo, annoverata tra i sette sapienti greci. La frase è metron, ariston. Cosa vuol dire? La misura, metron, è la miglior cosa. La misura è la miglior cosa. La misura vuol dire armonia, vuol dire proporzione. E guardate che ci sono tanti altri termini in greci, perché pensate che in latino la parola misura
giusto mezzo, la traducevano in mediocritas, ma pensate il significato pessimo che poi ha preso questa mediocrità, vuol dire no, è la parola più giusta, uno che sta nel mezzo, né più né meno. Poi c'erano altre parole interessanti. Passiamo e ho finito. L'aggettivo comune, mettere insieme è difficile, no? Però dobbiamo spiegare bene, e poi anche la parola comune, poi bisogna saperle mettere insieme. Già l'ho detto, se è un aggettivo, comune aggettivo, non è il comune, no? Come intendiamo noi. Significa che la parola comune è relativa al bene. La parola comune mette in gioco l'individuo o singolo, c'è un po' di differenza tra i due termini comunque, vabbè. Nella sua essenza diciamo comunitario sociale. Noi non siamo isole, ma membri della stessa umanità. Il bene comune allora è quel bene nobile che attinge a qualcosa di divino che è dentro di noi e che ci tocca in quanto esseri sociali. Il bene comune non riguarda solo il singolo cittadino, ma riguarda ogni cittadino, ma che fa parte di una comunità. Andato a spiegarlo anche ai cittadini, eh? Ah, quella roba lì che mi interessa a me, il singolo di quella roba che mi interessa a me, tutto qui, fatelo capire, non riuscite, eh? Per cui il bene comune riguarda ogni singolo cittadino, ma nel suo essere sociale. Chiaro che tutti devono star bene, ma insieme. Se un cittadino fa una richiesta pur lecita in sé, vista in sé, ma che va a danneggiare il bene comune, la richiesta va rifiutata. Ah, io voglio costruire la casa qua. Sì, in sé è una bella cosa, ma lì non la puoi costruire perché danneggi l'ambiente, perché c'è un diritto di tutti alla casa, ma il problema è dove costruirla. Danneggerà l'ambiente, allora il tuo diritto di singolo cittadino dovrà cedere al bene ambientale. Capite dove sta il male del cosiddetto populismo? E qui stai qui delle ore. Populismo, che detta legge oggi in Italia, soprattutto da uno che fa veramente, è uno schifoso di uno, non perché mi sono preso le querele, perché questo qui veramente è uno schifo. Favorire le richieste della gente, quelle più pancesche, per ottenere voti o consenso. Allora, buttano fuori tutto, no, per far tacere poi i veri problemi, no, perché la gente poi, no, ecco perché questo. Mi dicono di sindaci sottoricati dai cittadini, per cui cedono permettendo concessioni edilizie criminali, poi quando succedono, no, terremoti o... Il signore dice, io non volevo, cittadini mi ha ricattato. Cedono in vista delle prossime votazioni per essere rieletti. Guardate che brutto dire, io agisco da sindaco in vista della prossima elezione, è la cosa più brutta. Vi dico chiaramente, non mi è facile parlare di bene comune in un contesto sociale come l'attuale, dove prevalere l'egoismo più vergognoso. È una cosa oscena, è una cosa oscena l'egoismo di oggi. E questo egoismo è favorito da un becero populismo a cui interessa solo il consenso. Ma non dimentichiamo, e concludo, che i populisti vengono eletti dal popolo bue. Io provocando ho detto, toglierei le elezioni per 50 anni in Italia. Niente. Governi tecnici, perché il popolo italiano non è capace di votare, votala i populisti e siamo sempre nella merda. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo pomeriggio,
buongiorno, buongiorno Martina, per avermi invitato e per avere la possibilità di raccontarvi la nostra esperienza della fusione dei comuni tra i due comuni di Rovagnate e di Pirego. È difficile intervenire dopo gli interventi di Don Giorgio, anche perché si passa da un intervento di una certa, diciamo così, levatura alla praticità di tutti i giorni da un certo punto di vista, ma che riguarda un po' le cose dette da Don Giorgio, anche riguardo soprattutto l'ultimo passaggio sulla raccolta dei voti, no? Per essere rieletti. Io al nostro gruppo attuale che governa il comune di La Valletta Brianza ho detto fin dall'inizio che questa amministrazione di La Valletta Brianza doveva essere un'amministrazione che doveva fare le cose utili al comune e alla comunità indipendentemente da una prospettiva elettorale. Questo ragionamento è un po' la base della missione, perché io un po' la vedo così, di questa amministrazione comunale, che ha un obbligo, un onere, un dovere nei confronti della comunità, di quella di costruire il nuovo comune, che non è tutto così immediato. Perché? Perché, vabbè, diciamo che la cosa più semplice penso sia stata, anche se difficilissima, lo sappiamo, far passare il referendum per costituire il nuovo comune. Però la cosa più difficile è costruire la comunità all'interno del nuovo comune. E questa cosa avviene negli anni successivi, se si ha l'opportunità di farlo, ovviamente. Cioè se le due comunità di partenza hanno sposato il progetto proposto dall'amministrazione comunale, nel nostro caso, di arrivare a costituire il nuovo comune perché poteva dare più opportunità dei due comuni singoli. Però il nuovo comune non è solo la somma algebrica di due comuni, deve essere la somma di due comunità che si devono integrare. Adesso io non voglio passare su questo ragionamento, però mettere assieme due comunità vuol dire anche avere un progetto di una nuova comunità, che non vuol dire annullare le comunità di partenza, ma sicuramente intraprendere un percorso differente. Ci sono poi difficoltà, come posso dire, operative nella realizzazione del nuovo comune. Non so, la nostra realtà, ogni realtà ha le sue peculiarità, le sue difficoltà o le sue opportunità, ma mettere assieme costruire il nuovo comune vuol dire fare scelte alcune volte difficili, alcune volte semplici nel senso che sono capibili in maniera immediata dalla gente, dai cittadini, scelte magari difficili alcune volte perché bisogna comunque assumerle, prenderle, adesso lo dico così per il bene della comunità, ma più legato al fatto che se non vengono prese per tempo si rischia di non far più funzionare la comunità. Allora, quindi, cos'è una fusione di comuni in un mio ragionamento da sindaco del secondo mandato, tra l'altro, successivo alla realizzazione e alla costituzione del nuovo comune? Vabbè, quello di un progetto di comunità che deve crescere nel tempo, che non è però solo il comune, perché la comunità è molto più larga di ciò che è il comune sostantivo. Il comune municipio, però che si può sviluppare e costruire attraverso un tassello fondamentale che è il comune, che ha l'onere, magari anche la possibilità di farlo, se ha le risorse economiche, di costruire i nuovi servizi integrati, migliori. E nella nostra piccola realtà, perché siamo comunque un comune pur costituito dalla fusione del comune, che fa comunque 4.700 abitanti, quindi è un passo avanti importante, abbiamo sicuramente molte opportunità in più dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista economico, dal punto di vista del fare le cose. Però prima dei soldi, prima della possibilità di fare le cose anche attraverso le risorse economiche, serve avere quel progetto di comunità, che non deve essere però, almeno a mio avviso, scritto in tutti i dettagli all'inizio del percorso. Una cosa che ho
occorre avere un obiettivo, certo, ma che si deve costruire nel tempo, si deve adattare soprattutto nel tempo, perché nessuno ha la soluzione in tasca all'inizio del percorso. Ma sicuramente all'inizio del percorso serve avere questo obiettivo di comunità, che sia tra le cose da, cioè la differenza tra le cose da fare e le cose, vabbè, da pensare, che diceva anche prima Don Giorgio. Vabbè, noi nella vita quotidiana di amministratore ci scontriamo probabilmente sempre, no? O meglio, ci confrontiamo, scontriamo, non lo so, discutiamo spesso sulle cose del fare, no? Anche oggi, ecco la signora, no, la prima cosa che mi ha detto, quando mi ha visto qui in ingresso, ma perché lì non avete fatto quella cosa, o perché non fate quella cosa lì? Ed era riferita a un piccolo servizio all'interno del cimitero, credo, di Rovagnate, no? Vabbè, molto spesso noi sacrifichiamo il tempo, il nostro tempo di amministratore, sul dover fare le cose, sul doverle portare a termine, e sacrifichiamo molto l'aspetto della progettualità della comunità. Quando si ha a che fare con la fusione dei comuni, siamo obbligati a fare tutte e due le cose invece, perché dobbiamo fare le cose, però dobbiamo anche progettarle, sapere che fra qualche anno quelle cose dovranno essere anche differenti, perché il nuovo comune, ripeto, non è la somma di due comuni, punto. Inizia come somma, ma deve cambiare. Non so, un comune a 4.700 abitanti mediamente non può avere due scuole primarie, ad esempio, come nella nostra realtà. Oppure un comune non può avere due palazzi municipali. Nella realtà associativa che si ha nelle due comunità, qualche evoluzione nel tempo dovrà pure esserci per cogliere le opportunità al di fuori di quello che è stretto il comune. E allora, da questo punto di vista, un ragionamento mio è semplicemente questo, che il progetto della fusione dei comuni non è un progetto dei comuni, ma deve essere un progetto di comunità, innanzitutto, che vede nella unificazione dei due municipi uno strumento per migliorare un qualcosa all'interno delle due comunità di partenza, senza avere la pretesa dell'annullarle. Cioè, non è che dobbiamo abbattere i due campanili, quello di Imperio e quello di Agnate, poi noi ne abbiamo tre, perché c'è anche Monte. Ma sicuramente dobbiamo cogliere l'opportunità anche di quella sana competizione all'interno delle realtà, ma non annullare il tutto, perché sennò si rischia di perdere la propria storia, la propria identità, che poi è la base di tutti i nostri ragionamenti. Noi, almeno per quello che ho sempre visto nella mia esperienza di amministratore a Rovagnate prima e adesso alla Valletta, il motivo per cui abbiamo fatto la fusione non è perché è bello fare la fusione, no? È perché ci mancavano alcune cose all'interno delle due comunità di Imperio e delle Rovagnate, partendo dalla efficacia dell'azione amministrativa. Ad esempio, per chi vive la nostra realtà, un terzo del centro storico di Rovagnate era amministrato dal comune di Imperio, per dire la complessità anche geografica, no? della nostra realtà. Oppure servizi importanti per la comunità che venivano erogati da un comune per un pezzetto di popolazione di quell'altro, e via dicendo. Oppure necessità di convergere su determinate soluzioni importanti che si vedevano necessarie per entrambe le comunità, ma doversi scontrare tra due amministrazioni comunali che, magari solo per questioni economiche, io adesso non ho soldi, però condivido l'idea, ma non adesso, e via dicendo, oppure più per opportunità, chiamiamola così, politica, non portarono avanti decisioni fondamentali, importanti. Quindi vorrei chiudere il mio ragionamento, la mia riflessione di oggi, dicendo quindi che il progetto di una fusione di comuni è quindi un progetto di comunità, quindi non è solo legato a chi è in comune,
Noi come amministrazione ci siamo posti due obiettivi. Il primo penso che in qualche maniera lo raggiungeremo, il secondo molto più difficile, non lo so se alla fine del mandato sarà ben impostato, non raggiunto, sarà ben impostato. Perché ci siamo sempre detti che l'onere che devono mettere, il lavoro che devono mettere in campo gli amministratori comunali alla Valletta in questi anni è quello della costruzione del nuovo comune. Ma nel creare poi il tessuto di base affinché i cittadini nelle proprie aggregazioni che vanno oltre il comune possano cogliere le opportunità che può dare il nuovo comune. Noi ad esempio per fare questa cosa abbiamo attivato il fondo della comunità, il fondo di comunità, non so se è un'esperienza più nota nei comuni attorno alla città di Lecco, comunque sia del Lecchese, e che noi abbiamo, non dico scopiazzato, ma preso come un progetto valido da inserire nella nostra comunità. E quindi cos'è che abbiamo fatto negli anni passati per poter incentivare, perché poi incentivare vuol dire anche dare la possibilità concreta di fare cose, anche qui no, del fare, costruire qualcosa che non sia per forza qualcosa di edilizio, ma costruire un percorso, costruire comunità attraverso le associazioni della nostra comunità. Abbiamo costituito questo fondo, il comune ha deciso di non utilizzare tutti i soldi che provengono dai famosi contributi per la fusione dei comuni per questioni di carattere comunale, ma mette a disposizione una quota parte importante alle associazioni su progetti di comunità, che poi siano progetti sociali, sportivi, culturali. Questo strumento si sta attivando in questi mesi, penso, perché poi tutte le cose devono nascere, un po' crescere, avere la possibilità di iniziare a capire che cosa si è anche. Però, quindi, nel ragionamento che ho, anche per chiudere, perché sennò diventa troppo lungo, è la fusione, un progetto di comunità e non solo degli amministratori comunali. E soprattutto avere il coraggio, se si ha questo progetto di comunità, nel crederci fino in fondo, perché bisogna arrivare in fondo, se no non si è nulla, non si capisce cosa si è, no? E l'identità del nuovo comune e della nuova comunità costruita attraverso il nuovo comune deve crescere nel tempo e deve arrivare ad una consapevolezza che quello che si è fatto è stato utile per tutti. Poi, con il, diciamo così, con la nostra anche nostalgia, oppure vicinanza all'idea di che, del che cosa eravamo prima, ma sicuramente se si ha questo progetto occorre investire molto, molto tempo, molta testa, anche molte risorse economiche, ma bisogna crederci talmente tanto perché bisogna arrivare in fondo, perché se non si arriva in fondo si rischia veramente di lasciare le cose a metà senza nessuna, diciamo così, valenza aggiuntiva, magari con qualche complicazione in più se non si sistemano le cose, e quindi con diciamo così, un grosso lavoro aggiuntivo nell'amministrazione comunale rispetto a una normalità di un governo difficile delle nostre comunità quotidiano da parte delle amministrazioni, quindi che si aggiunge rispetto agli oneri normali. Noi più in Valletta viviamo anche questa difficoltà, come tutti leggete sui giornali, di un divorzio con la vicina comunità di Santa Mariola. Perché faccio questo intervento? Perché penso sia utile per far capire la valenza del progetto iniziale, no? In politica, cioè quando, almeno questa è la mia idea, quando si devono mettere assieme le persone, costruire idee, avere delle idee, costruire dei progetti assieme per arrivare ad un determinato obiettivo, occorre però avere un progetto comune alla base di tutto, poi lo possiamo sviluppare in un senso oppure andare in un'altra direzione. Ad esempio nel nostro territorio, se abbiamo
ben costruito, stiamo ben costruendo il progetto della fusione, quell'altro progetto, che era più un progetto di carattere amministrativo, cioè legato alla vita dei singoli comuni, che è l'unione dei comuni, è venuto meno. Molto spesso si legge sui giornali anche il titolo del giornale Merate del di martedì scorso, che è sempre legato molto ai sindaci che litigano tra di loro, non hanno voglia di fare determinate cose e via dicendo. No, vi assicuro che quello che è venuto meno è il progetto. Ci sono due realtà nel nostro territorio, alcune di Santa Maria e alcune della Valletta, che hanno due progetti veramente differenti. Uno, il primo, quello di Santa Maria, che è l'indipendenza totale dalla collaborazione. Il secondo, il nostro, che è stato pensato invece di una progressiva, seppur lenta, magari nell'auspicio di qualcuno più veloce, ma magari anche lenta, progressiva, integrazione. Quindi, se qualcuno deve mettere in pista un progetto importante come può essere quello di una fusione, occorre che all'interno della comunità ci sia veramente il progetto. Non a larghissima maggioranza, anche a maggioranza semplice, diciamo così, se qualificata meglio, se è più larga possibile, ma non deve essere una cosa fatta solo perché tornano i conti meglio di prima. Sicuramente tornano meglio di prima, perché se vi faccio l'esempio sul comune di La Valletta, 4.700 abitanti, in 15 anni arrivano 9 milioni di euro. Poi come li si utilizzeranno, ogni comune farà quello che ogni comune istituito per fusione fa quello che deve fare. Faccio un altro esempio: il nostro comune ha 4.700 abitanti, in questo momento ha un programma triennale delle opere pubbliche finanziato per 12 milioni di euro. Quindi le opportunità economiche ci sono per le leggi che sono in vigore adesso, ma non è solo questo. Mettersi in pista è una cosa che deve partire comunque sia da, adesso, abuso magari di una paroletta prima di un Giorgio, da un pensiero, da un'idea iniziale, non con la calcolatrice. La calcolatrice è importante, ma due, tre, non so, un po' di tempo dopo. E quindi fusione dei comuni sì, se all'interno delle comunità che pensano di farla è vista come un progetto da studiare, da portare avanti e magari da realizzare, che deve avere un contenuto che va oltre la quotidianità, cioè del far tornare conti, che va anche oltre, lo dice uno che è super convinto che le cose devono funzionare bene, che va anche oltre, però all'inizio, quando si studiano queste cose qua, che va oltre la dimostrazione di una migliore efficacia, di una migliore appropriatezza della nuova organizzazione rispetto a quella attuale o quella precedente. E quindi dell'avere questa idea di base importante, senza la quale non si va da nessuna parte. E poi, ovviamente, però questo è un discorso di carattere generale, avere le persone che possano portare avanti e portare a termine quelle idee che si sono trasformate poi in un progetto, magari in un'opportunità, e quindi anche in azioni e progetti che devono arrivare a termine. Io ho sempre lavorato come amministratore negli anni passati, per cercare sempre, questo lo sa anche Gianmarco Vezzi, la costruzione di gestioni associate tra comuni, soprattutto quando i comuni sono piccoli. E anche poi riguardo all'argomento della gestione associata, perché a seconda del servizio e del ragionamento che si deve fare ci sono differenti modelli. La fusione è una cosa importante tra due comuni, ovviamente. Le aziende possono essere altre forme di gestione più legate ai servizi, ma è fuori di dubbio che il lavorare per la gestione associata e costruire progetti di gestione associata su servizi, funzioni comunali, vi dicendo, però non deve essere finalizzato a se stesso.
qui chiudo il mio ragionamento sulla chiusura dell'esperienza col Sant'Anario, che dal mio punto di vista, dopo 20 anni di amministratore impegnato, o meno impegnato perché per 5 anni ero staccato, in cui ho dedicato molto del mio tempo personale alla costruzione dell'Unione dei Comuni, dover essere anche il sindaco che proponeva di chiudere l'Unione dei Comuni, è dal mio punto di vista stato un passaggio difficile, ma necessario, perché uno strumento di gestione associata deve essere appunto uno strumento per migliorare la gestione di una comunità, non deve essere di per sé il fine. La fusione dei comuni invece è diversa, no? Perché deve essere non solo lo strumento, ma deve essere anche un fine da raggiungere, dal quale non si deve più tornare indietro. Quindi chiudo il mio intervento, anche se magari ho divagato un po', confidando nel fatto che più comuni di questo territorio possano sviluppare progetti di fusione. Ammesso però che ognuno deve fare quello che ritiene corretto fare per la propria comunità, perché il progetto di fusione tra i due Verderi è diverso dal nostro, ci sono realtà che non ne necessitano, ci sono realtà che invece possono vederlo come uno strumento efficace. Quindi deve essere non un cliché da adottare da tutte le parti a priori, è bella la fusione, non è bella la fusione o viceversa. Ogni realtà deve avere un proprio progetto, perché quel progetto deve, almeno dal punto di vista dell'amministrazione comunale, deve essere quello il più utile per realizzare la comunità. Sarebbe magari difficile pensare, no? La fusione del comune di Merate col comune da parte, perché è bella la fusione. Beh, Merate è già un comune strutturato e via dicendo. Nel nostro caso, almeno questo è il mio giudizio personale, che ovviamente, se avete capito, è un po' deviato dal fatto che sono molto convinto del percorso che abbiamo fatto negli anni passati, è uno strumento indispensabile per le nostre due comunità, o tre comunità, Montepiero e Grovagnate, per poter andare avanti, con tutte le difficoltà poi della vita quotidiana. Grazie. Martina, se mi allungo un segnale perché c'è qualche rischio. No, innanzitutto buonasera a tutti, anch'io mi aggrego a Sindaco Panzeri quando ringrazia, sono grato a Don Giorgio e a Martina per questa occasione. È un'opportunità anche per me, grazie a voi che siete qui, un'opportunità perché mi ha costretto a pensare e a riordinare un po' le cose che a volte si lasciano andare così, vanno da sé. Si è obbligato a pensare, a metterti lì e dire adesso penso qualcosa di quello che mi è stato detto di dire oggi rispetto al tema assegnato. Io ho, dalla mia esperienza di amministratore, è un anno che mi sono fatto un po' di lato, perché credo fortemente che l'amministrare un paese, fare l'amministratore, al di là se è sindaco, assessore, consigliere, comunque un ruolo all'interno di un'amministrazione, se è fatto nel modo giusto ti prende totalmente. E prendendoli totalmente, dopo un po' è chiaro che non subentra la stanchezza, c'è il rischio, anche la stanchezza per questo è umana, credo, non so se è prevista dai codici canonici, però la stanchezza esiste in qualsiasi ruolo, e soprattutto nel ruolo di amministratore che si dedica davvero proprio in pieno, come almeno personalmente ho cercato di fare, non so se non conoscevo, sì, parlavamo di bene, bene il paese, bene qui, bene là, però non lo so se sono andato sull'onda, questo non lo so, sa il giudizio, adesso me lo sono letto
il bene comune sul bene comune almeno tre volte e qualche pezzettino mi si trova, ma non su tutto, perché altrimenti il paese di Riga Rossa sarebbe stata un'altra roba, questo è ovvio. Quindi un po' di peccati sono in giro. E quindi mi sono fatto di lato, perché io dico, giustamente, qui c'è un consigliere giovane, se quelli che da anni sono lì non colgono l'opportunità di farsi un po' da parte, intervenire comunque con le conoscenze, suggerimenti, tutti i dati così, e c'è il rischio che gli altri rimangano sempre sotto e quindi non emergono. E poi alla fine si stancano loro e quindi rimane un po' di vuoto. E quindi io ho preferito fare questo passaggio. Anche per un'altra ragione, amministrare ieri, almeno io ho iniziato come consigliere di minoranza nel 2001, nel 2006 come sindaco, guardando con gli occhi di oggi, in quegli anni le cose mi sembrano un po' più facili rispetto ad oggi. Oggi sono un po' più complesse, guardando un po' il passato. Non lo so se era il fatto che iniziavo e quindi l'entusiasmo era al massimo, oppure davvero i problemi si sono fatti più complessi, però di fatto è così oggi e quindi subentra un po' questa situazione e si rischia di rimanere lì a tutti i costi, fa danni. Io dico subito che nei nostri paesi, non perché ci sono loro, l'avrei detto comunque anche se non c'era, nei nostri paesi vi sono ottimi amministratori. Nel nostro territorio conosco di più il casatese, però conosco anche questa parte del territorio, il meratese, che soprattutto sull'esperienza del loro vissuto personale, la storia propria personale, hanno potuto, sono arrivati a mettere questo loro vissuto al servizio della comunità e del territorio più largo. Insisterò poi su questa questione del territorio largo, secondo quello che ho vissuto. Per esempio, Robbiate, conosco il sindaco vostro per altre ragioni, per legate agli alpini in sostanza, al mondo degli alpini. Viganò è stato l'ultimo paese della provincia di Lecco dove è nato il gruppo Alpini e quindi il 71esimo gruppo della provincia di Lecco. E quindi l'occasione era quella vicenda lì che l'ho seguita fin dall'inizio e quindi ho avuto rapporti e l'ho sempre molto stimato, i suoi interventi sono sempre stati, e quando ho saputo che è candidato sindaco ho detto è l'uomo giusto, per i robbiatesi saranno fortunati, io ho detto così, che se c'era glielo dicevo, ma glielo ho già detto. Ho visto arrivare alle amministrazioni invece la cosa pubblica anche molta improvvisazione. Puoi fare anche nome e cognome di comuni del casatese soprattutto, dove sono arrivate ad amministrare il paese eletti dal popolo, eletti dai cittadini, ma molto improvvisati, a totale digiuno del servizio per una visione ampia, e adesso la chiamo del bene comune. Allora la chiamavo la capacità di amministrare comunque, e lì sono davvero delle improvvisazioni pazzesche. Non so se qui ci sono gli avvocati, forse sì, no, ci sono, bene, una volta si diceva in buca il rack e buca l'avvocato, no, io lo applico anche ai dottori, non so se ci sono dottori, però a parte questo, ho visto molti avvocati entrare nelle amministrazioni, almeno quelli che conosco io. Non è così da amministrare, non è una questione. Poi la loro attività è un po', cioè, si porta dentro dove si va, non è che uno può cancellare. Un ragioniere sta sui conti, un avvocato sta su. Inciampano spesso e volentieri sui cavilli e non si muove nulla. Un po' come la mia guerra con i segretari. Il segretario bisogna chiedere, io l'ho fatta così,
non bisogna chiedere come si fa a fare questo, bisogna dire: io ho questo obiettivo, tu mi devi dire legalmente come si fa a raggiungere questo obiettivo, dammi gli strumenti, io lo voglio. Dopo una settimana non arriva la risposta, bene, io ho pensato di far così, ma lì c'è la roba, la norma, la cosa, la su e giù e là, e si blocca il mondo. Allora le ripeto la domanda e le do 7 giorni dicendo: riguardate che, segretari, io sono stato eletto dai cittadini, questo amministratore è stato eletto dai cittadini, tu prendi lo stipendio dei cittadini e che ti paga questa amministrazione, devi fare quello nella legalità, perché i segretari devono darmi questa garanzia di legalità, ma mi devono trovare lo strumento più giusto per arrivare all'obiettivo e non dire la norma tale, la norma del tale. L'ultima discussione che ho fatto nella mia amministrazione attuale, per organizzare i giovani, volevano fare un concerto rock, non hanno fatto le procedure, saranno magari coinvolti, sono 100 persone, non di più, perché non è che si fa quelle serate lì che arrivano le folle e via di questo passo. Beh, alcuni giovani che partecipavano ormai non ci sono più, perché 3 giorni prima che avevano organizzato tutto mancano i segretari, bocciano, e il consigliere avvocato dice: ah, qui rischia il sindaco la galera. Qualche sindaco in galera perché ha fatto un concerto, non so, per altre cose sì, no? Tante cose sì, ma pochi anche quelli, comunque, vai, a parte questo. Quindi il ragionamento è: tu devi anche rischiare, devi anche metterti un po' in gioco, devi anche, poi dipende il peso della cosa, è chiaro che se io ho lì 10.000 persone in un cortile di 100 metri quadri è chiaro che ci sono dei problemi, ma se lo faccio in un parco di 4.000 metri quadri con arrivo a 100 persone, se non ho la commissione, che non mi ricordo come si chiama, quella di Lecco che deve darti il via, sì, spettacolo, quelle robe lì insomma, devo dire prima, allora non blocco. E quindi questi sono un po' gli aspetti che vedo oggi della poca capacità di molti amministratori, nonostante abbiano delle qualità lavorative o comunque alte. E noto un po' questa difficoltà oggi rispetto al passato, cioè amministratori che rischiano poco, nel senso che poco coraggio nel metterli le cose. Invece vedo tantissima capacità, e lì ci troviamo a mercoledì a Rigano tutti insieme, quelle ludiche, ne facciamo almeno 100 all'anno, no? Diventano la priorità, e questa è la mia arrabbiatura. Non è che non si deve fare pranzo anziano, non è che non si deve fare la festa di Santa Polonia, non so che santo avete voi, no? Non è che non si devono fare, ma hanno il tempo che hanno, devono avere quello spazio che hanno, se no diventa quella la priorità. E poi non vi dico altre cose perché sennò. E non ci sono le presenze invece sulla progettualità, come diceva prima il sindaco Panzeri. Dopo dirò, quando parlerò, di 2 o 3 cose che sono funzionate rispetto da ieri a oggi. Quindi credo che si perda tanto tempo su cose banali. Sì, certo che la gente è contenta, fai un pranzo, notte bianca, notte rosa, notte verde, notte gialla, il pranzo la sera, lume di candele, costa 15 euro, mangi bene, non lo so, la gente arriva, ti accontenta, il cittadino è contento, quelli che arrivano, ma quegli altri no. Poi altri problemi vanno in secondo ordine. L'altro dato che noto, qui vado un po' più di sintesi, è che è da anni è l'assenza di luoghi di formazione, di crescita per l'impegno sociale e politico. Lo diceva anche prima Don Giorgio. Io ho avuto la fortuna, ho fatto tutta la mia vita, sono stato fortunato negli anni 70, noi pensavamo di fare un mondo migliore, no? Lottavamo, quelli che forse la mia età si ricorda, in quegli anni si lottava perché il mondo fosse più bello, più giusto, c'era una
una roba così enorme che si giocava la credibilità e l'impegno. E quindi sono cresciuto dentro lì, un'esperienza sindacale che era forte in quegli anni, gli anni 70, e poi gli oratori. Più di là, qui io non conosco la vita degli oratori di qua, ma gli oratori di là erano, si parlava di sindacato, di politica, negli oratori si parlava di questa roba degli anni 70 e si cresceva anche lì. Prima c'erano le acri dove ci si trovava, io ricordo prima di 19 anni arrivavano una volta ogni 2-3 mesi riunione delle acri, affollatissimi, parlava di tante cose. Poi è arrivata la pastorale del lavoro, ma i preti l'hanno mai, non so se c'è ancora, ma mi ricordo i miei amici che andavano in giro a portare i volantini per organizzare giornate per la pastorale del lavoro e i preti non aprivano la porta, ma non abbiamo tempo per quella roba, lì più di uno, la sua categoria, quindi se l'assume, perché poi lui diceva, ma è prete, quindi è la sua, mica la mia. Per adesso, prossimo sinodo magari, qualche speranza, no, boh, non lo so. E quindi io ho partecipato anche qui a Merate alla scuola sociopolitica del Cardinal Martini. Insomma, la domenica, erano in tanti, tutte le domeniche si studiava, arrivavano persone qualificate e ti davano un po' la spinta. E questo credo che oggi manchi. La mia esperienza di quelli che conosco sono arrivati all'amministrazione comunale, un bravo bagai, una brava tools, lo studiare, abbiamo bisogno di fare 12 numeri, si via, si fa la lista. Va bene forse anche questo, non lo so. Però c'è un dato, per esempio, che in questi anni si è fatto vivo, in molti paesi c'è una sola lista che si presenta. Il paese era classico di tre liste, guerre. Fraticide tra l'altro nelle famiglie stesse, padri, madri, figli, uno contro l'altro, sembrava il Vangelo applicato. Siamo arrivati a una lista unica e io vi devo dire, sto facendo in questo momento un po' di minoranza, perché per rispettare un pochettino, tanto è vero che l'ultimo bilancio non l'ho votato, ma per delle ragioni giuste secondo il mio parere, quindi ma è che basti al contrario, almeno non c'è la minoranza, la faccio che dopo, perché c'è una motivazione economica sulle tasse, sui pensionati e i lavoratori, un po' di sindacalista lo faccio ancora, se mi pare. E quindi una lista unica pone seri problemi. Anche l'altro aspetto, quello della bassa percentuale di cittadini che vanno a votare. Io posso capire. C'è una logica, potrebbe, non lo so se c'è o non c'è, sulle questioni politiche, elezioni politiche, poi vedremo l'europeo l'anno prossimo cosa succede, ma sulle amministrative dove il voto è lì vicino a te, la tua via, il tuo negozio, la tua scuola, se non c'è la voglia di andare a votare amministrative, anche con 2-3 liste, è meglio ancora che con una sola, bisogna telefonare per arrivare al 40 adesso, prima era il 50% per essere male, adesso è il 40%. Allora bisogna telefonare agli amici e dire mi raccomando vai a votare, se no arriva il commissario. Vabbè, questa è la roba che si fa, e qualche volta si rischia di arrivare al 51 o 52, si rischiava, i vigili in giro a prendere le persone per casa, farle votare. Questa io non lo so perché non ho risposta, però è un problema di democrazia, io lo sento addosso questo, del fatto di liste uniche e poca gente che va a votare. Alla lunga, il populismo, non lo so se è quello, ma alla lunga si perde di fatto. Come pure i consiglieri che arrivano per la prima volta in amministrazione devono essere coinvolti subito nelle cose che contano, non assegnare, ah beh tu fai così, tu segui la proloquo, tu segui, no, devono sapere i meccanismi del bilancio, devono sapere i meccanismi di come funzionano le altre cose che girano, perché altrimenti uno dice dopo 5 anni, vabbè, non è il caso di rifarmi, tutto lì.
Quindi fare amministrazione, se si organizza solamente cose un po' ludiche, un po' mortifiche, subentra frustrazione, perché il ruolo deve essere un altro. Io credo che tra il passato e il presente, nel passato c'era più, almeno negli anni 2006-2001, c'era questa crescita dentro la compagine del Consiglio. Ultimamente la vedo un po' meno, si tende a chi ha in mano il pallino lo tende a far girare e quindi non coinvolge nelle cose grosse, e allora si passa a discutere serate intere su come organizzare il calcio oratoriano per raccogliere i soldi per quella roba là, e il mercoledì sera va dalle 9 alle 11 su quello, poi sul bilancio mezz'oretta, il bilancio è questo, la coperta è conta, si aumenta l'IRPEF e compagnia la briscola, tutto lì, basta, un quarto d'ora. Io due cose cito, vado veloce, che rispetto a ieri come amministratore è quello che c'è oggi. Noi abbiamo, proprio per dimostrare che lavorare insieme su progetti, su idee, su cose essenziali, su servizi essenziali, si raggiungono risultati. Il servizio idrico integrato non è stata una vicenda facile, ecco, non è stato facile arrivare alla Rioreti e compagnia del rischio. Abbiamo lavorato tanto, io mi ricordo nel 2006, eletto a maggio, a luglio di notte, tutte le notti, a controllare i pozzi che si asciugavano e non c'era acqua in comune. Non vi dico i cittadini cosa dicevano. 2006-2007. Poi abbiamo cominciato a ragionare, e poi a parte che poi bisognava fare, i singoli comuni facevano le gare, quando si facevano, per avere l'idraulico che seguiva le rotture, che seguiva i tombini, che compravamo i contatori, e là poi ne sono rimasti parecchi, qualcuno l'abbia dato alla Rioreti ma gli altri erano fuori uso, quindi acquisti anche di materiale inutile. Ma era davvero l'idrico in pancia al bilancio di piccoli comuni in particolare, con tutto questo lavoro che dovevano svolgere poi anche i dipendenti comunali, non reggeva più la situazione, il servizio, scusatemi, faceva acqua, nel senso che non c'era acqua alla fine, e quindi la fatturazione, tutto, cioè un lavoro che non vi immaginate nemmeno cos'era. Se oggi, quando ogni tanto parlo con i dipendenti, oggi se avevamo ancora l'idrico dentro il bilancio, dentro i vostri compiti, noi andavamo via subito, stavamo più qui. Cioè, i consiglieri nuovi devono sapere che quella strada che ha portato a questo risultato, a una capacità di gestione dell'acqua, gente competente che sa gestire l'acqua, che fa investimenti come quelli che stanno realizzando ancora oggi, si è potuta fare perché si è lavorato in rete, comunque si è fatto battaglia, ognuno diceva la sua idea, ma si è arrivati a fare questo servizio oggi funzionante. L'altro servizio, che è iniziato anche quello un po' di anni fa e probabilmente va a regime credo entro il 26, pazzesco, non so se sarà quello di Silea, quello della, perché anche il servizio raccolta rifiuti, anche qui allora c'erano i trattori che scaricavano i rifiuti nelle buche sulle colline, dove c'erano le cave della Pietra Molera, sono riempite di quella roba lì, non bisogna dirlo comunque, ci sono dentro. Registrato. Cancelli. Cioè, allora la mentalità era quella roba lì, avevamo pochi rifiuti, non c'erano quelli di oggi. Io da ragazzo, chi aveva una latta per andare a prendere i gamberi nel fiume era ricco, perché se la teneva come un tesoro, perché una latta non c'era mica in giro. Se la Silea, che oggi gestisce la raccolta e si è sempre più qualificata di fare questa operazione, arriverà, e deve arrivare perché ormai è così, i piani sono lì, è una questione di tempo, anche la Silea porterà fuori dai comuni tutta la parte della raccolta differenziata dei comuni, smaltimento e compagnia briscola.
compresa la fatturazione, quindi nei comuni in bilancio ci sarà più un euro. Qualche problema sorge e nessuno oggi ci pensano magari, perché nella Tari che noi paghiamo ci sono dentro i costi dei dipendenti che lavorano intorno alla Tari, a costruire la Tari, chi fa il piano tariffario, chi fa questo, chi fa quell'altro. Uscendo questo servizio in pancia al bilancio del comune, e quei costi non si scaricano più sulla Tari e quindi restano poi a carico del comune. Nel caso calcolato sono circa, per dire, no, 30.000 euro circa di soldi da trovare per le spese personali. Già si fatica a fare il bilancio, già c'è stato un aumento quasi ai livelli massimi della tassazione unica che è il comune, che è l'IRPEF e l'IMU. Altre non esistono, altre cose non esistono più, mai, non c'è più niente. Quindi su questa questione qui, dico, su almeno su queste due, poi su altre due in particolare poi chiudo, il consigliere rispetto a ieri non devono lavorare più solo nel proprio comune, ma devono spostare l'attenzione, essere presenti dove si formano e dove si decidono cose che poi hanno la ricaduta sul comune, quindi partecipazione alla rete, partecipazione a Silea, quei luoghi dove oggi si decide, come ad esempio anche il Parco del Colone, Montevecchia, se non va il consigliere, se non trasmette agli altri consiglieri tutto quello che succede all'interno, passa sopra, qualcuno decide, poi alla fine. L'altra esperienza che dimostra quanto è diverso da ieri a oggi, quanto cambiano le cose strada facendo, noi, c'è qualche ricaduta anche nei comuni emeratese, abbiamo il consorzio di Villa Greppi che fa cultura e anche formazione e informazione. Quel consorzio è nato, gli amministratori di allora avevano una visione, una villa enorme del Vaticano che andava a finire sul privato. Il comune l'ha comprata per un progetto di scuola. All'inizio hanno inserito la scuola Greppi, dopo uscita la scuola è diventato l'obiettivo dei comuni, un luogo dove si faceva cultura insieme. E facendo i primi passi, gli assessori della cultura si trovavano costantemente, ha messo insieme dei progetti culturali dove si va anche a raccogliere quattrini in giro, dove ci sono bandi particolari, vi dice. Beh, è successo che negli ultimi anni cambiano colore le amministrazioni, diventano o leghiste o altro. Parlo soprattutto del Monzese, Besana e via dicendo. Escono dal consorzio. Basta, non ci interessa più, la cultura la facciamo a casa nostra da soli, tanto quattro balli popolari costano meno che fare musiche o che fare proposte culturali di un livello un pochettino superiore, o discussioni come ce ne sono, o tenute da persone che hanno le capacità di intrattenere, di informare, di far cultura su cose del tempo di oggi, no, se ne sono sfilate col rischio di aver perso, di non conoscere la genesi di come è nata quel consorzio. Così pure l'Ario Vedi e Silea bisogna conoscere la storia, quindi nuovi amministratori devono sentire che non è così perché qualcuno ha lavorato perché diventi così, non era così prima, adesso è così, è meglio che sia arrivati a questa soluzione. L'altra questione è sociale. Oggi come oggi, soprattutto nei piccoli comuni, la spesa sociale, e soprattutto nei nostri paesi dove comincia a cadere la rete familiare, perché fino a ieri è la rete familiare che teneva in piedi i bisogni dei più fragili, più deboli. Oggi io vedo, anche per il volontario che faccio nel sindacato, c'è sempre di più la solitudine, soprattutto sia chi ha i bambini con qualche fragilità, ma anche e soprattutto gli anziani.
relegati in casa con poca rete familiare o nulla rete familiare. E questo è un grosso problema, sempre di più viene avanti questa questione. Noi, io non voglio entrare nel merito, lui la conosce più di me, le vicende della rete salute. Noi abbiamo l'ambito meratese, e l'ambito è dove passano i soldi nazionali e regionali, dove l'ambito fa i progetti, l'ambito si è data l'azienda strumentale per fare i servizi che è rete salute. Al di là delle vicende che non voglio entrare nel merito, come molti di voi lo conosceranno perché sono stati dominio pubblico, quindi al di là di questo, ma la formula, cioè il progetto è necessario, è utile, essenziale, perché i singoli comuni non riescono più a dare, non riusciranno mai a dare risposte di questa, ma manco il comune di Merate riesce a darlo, anche se è grosso, strutturato, compagnia briscola, perché lì sono complesse le questioni. Il sociale busserà sempre di più e sarà un bagno di sangue per i bilanci comunali. Un minore comunità oggi costa 70-80 mila euro se non di più, e quelli possono capitare in qualsiasi momento. Il giudice decide, tu dei bilanci li hai, devi trovarli. Come ambito riuscivamo a dare dei ritorni economici ai comuni, poi ultimamente è andata un po' a perdersi, perché può capitare. C'è un comune che io avevo tre minori comunità e in bilancio erano 200 mila euro a trovarli. Comuni che ne avevano 5 di dimensioni, e quindi è un problema molto grosso. E poi come faccio a dare tutte le risposte, per esempio quelli che avvengono oggi sempre di più sull'educatore scolastico, e sempre più richieste di educatori scolastici, al di là di quelli che sono conclamati, quindi quelli verbali che hanno diritto all'insegnante di sostegno, ma sempre di più i comuni sono caricati di costi di educatori scolastici, di cui ci segnalano le varie scuole che è necessario. Quindi il sociale non va mollata, anche se magari si fa fatica a volte a discutere e ragionare, ma l'azienda strumentale Rete Salute per lei, per il meratese, casatese, l'altra azienda che è 51% privata e 49% pubblica, Lecco, due formule diverse ma sostanzialmente svolgono lo stesso compito, sono necessarie, e quindi i nuovi amministratori hanno davanti questa sfida per rendere migliore rispetto a magari qualche perdita di colpo che ha avuto, ma è necessario, perché il sociale altrimenti dissangua davvero i bilanci comunali. Ridotte risorse, scarso personale, e, oggi si fa fatica a trovare vigili, si fa fatica a trovare i dipendenti, cioè qualche comune se li rubano anche, no? Ci sono un po' questi, cioè mi sembra di arrivare al tempo in cui seguivo il sindacato tessile, che i veri tessitori li pagavano, se li rubavano un'azienda con l'altra, giù a Costa Masnaga di Biondo era un gran via vai di, ma i tessitori quelli qualificati, ma c'era Europa, hanno fatto un accordo tra di loro le aziende di non rubarsi più i dipendenti, che se no era davvero una roba, e qui arriviamo quasi agli stessi livelli. È vero che amministrare oggi è più complesso, ma io sono convintissimo che se uno ha la voglia di sperimentarsi per il proprio paese, è un'avventura molto positiva fare il consigliere comunale, purché non si stia lì a seguire cose banali, ma si voglia capire i meccanismi e si entri dentro nelle cose serie e vere, e anche il rapporto con i cittadini. In ragione il sindaco Panzeri, non è che bisogna avere, io fra 5 anni c'è il voto quindi devo, no, bisogna acquisire, perché poi il cittadino la dà la fiducia, se acquisisci la fiducia nel non raccontare le non verità. Io dico a tutti, per quanto riguarda un secondo proprio, a me non interessa dirmi che oggi sulla questione spesa pensionistica lo Stato è al fallimento. Beh, così, cioè, quali dati? Nel 2050 avremo un pensionato e uno che lavora, cioè quello che lavora deve mantenere il pensionato.
questi sono dati. Poi che soluzioni mi trovo adesso, ma venire a dirmi e poi non farlo, anzi peggiorare, che ti mando prima in pensione e ti pago di più, è menzogna. E allora chi, l'amministratore, il politico che dice menzogna, non bisogna più, non bisogna cadere nel trabocchetto e dire ma sono tutti così, no, quello ha detto una menzogna. Allora l'amministratore, per acquistare la fiducia dei propri cittadini, deve cercare di dire più verità possibile, perché altrimenti il gioco poi viene smascherato, eh? Quindi non è che può durare. A livello politico nazionale è un po' diverso, ma io preferisco un politico che mi dica sì, dobbiamo fare questa roba perché oggi siamo, ma non dirmi una cosa poi fare l'opposto. Allora a quel punto la credibilità scende, cala, perché così oggi purtroppo assistiamo a questo messo in scena. L'ultima cosa che anche qui mi è piaciuta poco, per esempio la vicenda seguita di traverso, la vicenda dell'ospedale di Merate, un documento portato in consiglio da un'amministrazione, un documento portato da un'altra, poi è uscito il documento che dovrebbe essere di tutti, no? Tutti, quello di tutti, questo qui, boh. Non dice nulla, cioè pur di fare un documento che accontenta tutti non va al nodo del problema. Ma il problema vero della sanità oggi è anche per gli amministratori dei comuni, l'RSA, qualcuno, non mi ricordo come si chiama quello che ha detto l'altro giorno, qui l'RSA, le case di poi devono chiudere perché tanto c'è l'assistenza domiciliare pure, basta. E uno da regione Lombardia, non ricordo più, tanto ne dicono tante, perché queste cadono anche sull'amministrazione comunale, eh. Quando un cittadino, una cittadina è in ospedale, non ha rete familiare, dimessa dall'ospedale, non vi sono altre situazioni, oppure non ha capacità economica, ma nel bilancio comunale chi paga la renta? 2.000 passa euro al mese, c'ha solo 1.000 euro di pensione, con l'altro 1.000 lo mette in comune, eh? E funziona così sempre di più questa situazione. Non so se c'è anche da voi questa roba. Anche da voi la vedete, certo. E la sanità, anche qui, è chiaro che chi ha 4 lire c'ha una malattia particolare, non aspetta i 6 mesi per fare una roba, dice è il momento di spendere quei 3 soldi che ho là, punto. Chi ce li ha? Chi ce li ha? Io vedo tantissima gente che non fa più nulla, eh. Lì io sono volontario giù a Veduggio e Carate, io vi dico davvero che arriva tantissima gente che è proprio disperata, non sa che fare, io li mando nei comuni. Qualche aspetto sociale mi chiama e dice, certo, perché è un problema vostro, mica mio, eh. Quindi la situazione anche della sanità in Lombardia, buttata lì come è stata buttata lì, ridotta come è stata ridotta, medici, famiglie che non ci sono, sono cose che poi il cittadino ti pone a te come amministratore, perché viene, te lo dice, devi dare una risposta a questa roba qui. Non so se nel mio ministrare ho realizzato quello che dice Don Giorgio nel libro del bene comune, ma un pezzettino credo di sì, ed è una cosa che mi ha fatto piacere leggerla tra le tante cose che mi sono sottolineato in questo libretto. Due cose e poi chiudo. Lui scrive a pagina 17: chi si assume un incarico pubblico nel campo politico amministrativo non deve trarne nemmeno un piccolo vantaggio personale. E non è così per tutti, sapete. Io conosco pure tentativi di ma io sì, no, ma dal primo giorno il no. Io ho usato una tecnica. I proprietari terrieri, i costruttori, quando sei eletto arrivano, aspetti un attimo, chiamavo 2 dipendenti, chiamavo il segretario, adesso facciamo incontro, perché all'inizio ci provano a metterti lì un pochettino queste robe, e questo lo giro a tutti i consiglieri, quando dovete lavorare così e nemmeno pensarlo.
egli deve mettere in conto che deve perdere tempo, denaro, clientela, affari, carriera, anche amicizie. Se l'amicizia è vera non la si perde, Don Giorgio, se è vera non la si perde, perché l'amicizia vera, quella tosta, resta in piedi anche se si dice un no, oppure si dice le amicizie come amicizie vere sono poche, non è che io sono amico dei 2000 abitanti di Vigano, sono, conosco tutti quasi, però l'amicizia è un'altra cosa. Qualche volta può capitare anche che scopri che quello che pensavi, consideravi, non era, e quindi in altre parole egli poi in finale dice: egli dovrà vedere nel cittadino credente e non credente. Anche qui io noto nella mia esperienza c'è un po' una sudditanza rispetto a, un po' perché ci sono alcune cose che devono essere fatte insieme alle parrocchie, e allora il comune si sfila un po', emerge di più. È pericoloso, perché io quando mi trovo con altri siamo alla pari, non è che è più su, è che più, perché uno è più grosso e conta di più, ripeto, no? Si parte alla pari e qualche volta c'è un po' di caduta di stile. Quindi non crede il suo essere umano, e da qui partire per costruire il meglio del bene comune. L'ultimissima cosa è la questione. Io sono perché i comuni piccoli, soprattutto nei prossimi anni, non reggeranno più, oppure faranno solo il quieto vivere. Non lo so, le fusioni, ha ragione lui, non è che mi metto lì a dire Viganova con Sirtori diventano 6.000, 7.000 abitanti, guadagnano 3 milioni, 7, 10, quelli che sono. È vero, non è ragionistico il problema, è culturale, l'identità, io ho Santa Polonia, quello c'ha altro santo, io ho la festa che fa i ravioli, guadagno. È come le comunità pastorali, alcune funzionano, alcune no, stessa roba. Quindi il progetto, però io credo che se non si comincia a ragionare in tutti i comuni questa prospettiva possibile, ci sarà il giorno in cui senza risorse, senza programmi, senza possibilità di, si è costretti a fare qualcosa, saranno i servizi, sarà la fusione, sarà l'unione, non lo so, però così non si andrà avanti in tantissimi anni, non si può andare avanti, e ormai siamo al limite sui bilanci e sul personale, siamo arrivati a un punto tale, soprattutto i piccoli comuni che hanno moltissima sofferenza, e insieme in qualsiasi forma, ma bisogna cominciare a parlarne. Io ho tentato, ma ho detto no, non devi cantare con quello, ma scherziamo, abbiamo i ravioli, noi va benissimo, vive i ravioli, grazie. Cercherò di essere abbastanza breve, perché dopo 2 ore queste sedie non sono al massimo del comfort, e quindi quando dovevo pensare a come strutturare l'intervento di oggi, all'inizio mi stavo focalizzando sul fatto che questo è il mio secondo mandato da consigliere comunale, poi però ho visto anche le persone che avevo al mio fianco e ho detto: forse sto sbagliando quello che è il focus, forse dobbiamo ragionare un attimino in senso molto più grande di quello che vuol dire essere rieletti senza il populismo. Però è fondamentale anche comprendere quella che può essere, quella che è la definizione di populismo, perché molto spesso è un termine che sentiamo dire ma non sappiamo effettivamente cos'è il populismo. Il populismo è quel fenomeno politico che ha come base la creazione di 2 fazioni. I leader di gruppi populisti tendono e hanno bisogno di nutrirsi di conflitto, quindi creare da una parte un piccolo nucleo che spesso viene definito e molto spesso associato a quelle che sono le élite, che va a contrapporsi a tutto quello che invece è popolo, creando un insieme omogeneo, non tenendo in considerazione di quelle che sono invece le sfaccettature che compongono quella che è la società. Le élite sono per definizione di gruppi populisti, partiti populisti o anche di movimenti, male,
dei burattinai che tentano di avere, di prevaricare quello che è l'interesse comune, per arricchirsi, per mantenere il potere e soprattutto per gestire quello che è la totalità delle risorse. Questo perché c'è la necessità di semplificare il messaggio che quotidianamente deve essere trasmesso, perché è molto più facile arrivare con quelli che sono degli slogan televisivi, degli slogan pubblicitari, perché noi abbiamo bisogno, soprattutto perché i populisti hanno bisogno di ridurre all'immediato quello che è lo spazio di intervento di quello che è la politica. Hanno bisogno di concentrarsi sul qui e adesso, dando delle risposte immediate che facciano effetto sulla pancia delle persone. Non troverete mai dei populisti che riescono a costruire quello che è un percorso sulla visione di quelli che possono essere 20 o 30 anni, perché le conseguenze delle scelte che vengono prese nell'istante in cui devono affrontare quel problema devono essere immediate, devono trarre immediatamente consenso politico. Questa cosa qui fa sì che non si riesca mai ad ottenere uno sguardo su lungo termine. E poi adesso credo sia importante, per poi calarci nella realtà di Robbiate, fare un excursus con quella che è la politica nazionale negli ultimi 31 anni. Dal 92 ad oggi, sul sito del Ministero, risulta, ho controllato pomeriggio, mica che di essermi perso qualcosa, 18 governi. 18 governi di destra, di sinistra e quelli che vengono definiti tecnici per il semplice fatto che i governi di destra e di sinistra hanno paura a cogliere e a portare avanti delle riforme che invece andrebbero portate avanti per il bene comune, che però sono a mio avviso i governi più tecnici e più politici che possano esistere, perché ogni singola azione ha un connotato politico, quindi definirli come tecnici è molto riduttivo secondo me. In questi 31 anni in Italia noi abbiamo assistito a determinati fenomeni che hanno che erano tra virgolette il pane quotidiano del populismo, che sono quegli eventi di crisi dove la classe politica non riesce a rispondere a quelle che sono le criticità che si vengono a presentare. Quindi parliamo di crisi politiche, crisi sociali, crisi economiche anche, perché facciamo riferimento a quello che può essere Tangentopoli, possiamo fare riferimento alla crisi del 96, alla crisi del 2008 e del 2012 in Italia, e anche a quelli che possono essere degli shock per quella che è la collettività, ad esempio la pandemia, che hanno influito tantissimo su quella che era la collettività. Ecco, nello stesso periodo, se invece andiamo a focalizzarci su Robbiate, troviamo che si sono alternati tre sindaci più uno, nel senso che Marco è appena stato eletto da 6 mesi, però prima di lui, nello stesso lasso temporale, mentre in Italia abbiamo 18 governi, abbiamo avuto 3 sindaci, un solo gruppo politico, che in realtà è un gruppo civico, una lista civica, che secondo me è il fulcro del motivo con cui si è riusciti a non cadere neanche nella tentazione di sposare quella che era un'ideologia populista, perché quelle persone che hanno preso parte a questo gruppo civico che è Continuità e Progresso hanno iniziato questo progetto quando io non ero ancora nato. Addirittura il secondo mandato di Continuità e Progresso io avevo 1 anno. Questa cosa significa che le persone che hanno deciso di sposare quello che era il progetto di Continuità e Progresso lo facevano perché vedevano una pluralità di soggetti, una eterogeneità della composizione di quello che era un progetto legato a quella che doveva essere la comunità del territorio di Robbiate, dove le persone che decidevano di dedicare il loro tempo erano persone che condividevano dei valori, e quello secondo me lo dimostravano quotidianamente attraverso il loro impegno nella società civile, perché tutte queste persone che hanno a cuore quello che è il bene comune non hanno bisogno solo di un ruolo da consigliere comunale per fare il bene comune, ma si impegnano quotidianamente nel volontariato all'interno di quelle che possono essere delle associazioni sul territorio, o anche solamente come volontari in tutte le iniziative che possono dare un valore aggiunto a quella che è la collettività del territorio. Questa cosa
questa visione condivisa di quella che deve essere la traiettoria da seguire all'interno di quello che è il comune di Robbiate, fa sì che le amministrazioni possano anche nell'immediato prendere delle azioni che non hanno un vantaggio dal punto di vista politico, anzi, da quello che può essere un ritorno elettorale, potrebbero anche essere negativo. Tuttavia c'è la consapevolezza che se si vuole raggiungere il massimo livello di entropia, di quello che è il benessere della società, bisogna anche fare un passo indietro rispetto a quelli che sono i propri interessi, quelli che sono le proprie, magari in alcuni momenti anche le proprie convinzioni, ma per il semplice fatto che questo gruppo ha creato nel corso di questi 30 anni quella che è una traiettoria. E per raggiungere questa traiettoria, a differenza di quello che fanno quelli che sono dei gruppi e dei movimenti populisti, lavora non solo sul tempo zero, che è quella che io chiamo l'implementazione tattica di quella che è l'amministrazione, ma nel frattempo ragiona su altri due step. Uno che è quello dell'implementazione degli strumenti. Questi strumenti, che vengono attuati solitamente in un medio periodo, sono quelli che consentono non di sapere già cosa devi fare per raggiungere e per mantenere quella che è la rotta che tu vuoi andare per raggiungere la tua destinazione, ma che ti consentono di avere tutte le capacità per raggiungerlo. E di conseguenza, in base ai fattori esogeni che vanno a incidere su quella che è la traiettoria, tu puoi cambiare o meno le scelte. Questa cosa fa sì che possano cambiare tante persone all'interno delle amministrazioni, possano cambiare anche le azioni che vengono intraprese dall'amministrazione. Però c'è questa complicità tra quella che è l'amministrazione e quelli che sono i cittadini, che nella vita di ogni giorno consente di mantenere stabile quella che è la fiducia nei confronti dei propri amministratori, e che fa sì che un amministratore sappia che può prendere qualunque sia la scelta migliore per la propria collettività, indipendentemente dal fatto che questa sia una scelta piacevole o meno. Direi che credo di aver tenuto quelli che erano i punti secondo me salienti, fondamentali, e ci tengo continuamente a sottolineare come sia importante la traiettoria, perché nel corso del tempo anche i cittadini di Robbiate possono cambiare, continueranno ad arrivare nuove persone, ma se non c'è la capacità di creare un ambiente eterogeneo e plurale e di accogliere tutte le persone che vogliono sposare quello che è la vita in questo bellissimo ambiente, non andremo da nessuna parte, anzi saremo noi complici della costruzione di quello che è il populismo. Grazie. Mi avvicino un po'. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto Don Giorgio per questo invito. Dico una cosa personale: mi lega a Don Giorgio un affetto da quando ero praticamente una ragazzina, e devo dire che nel corso della mia vita, valutando accadimenti politici e non, mi sono ritrovata spesso a pensare: aveva ragione Don Giorgio. Questo per dire che la passione per il bene comune e il senso del dovere di occuparsi degli altri non nasce dal nulla e non si impone, ma si trasmette con l'esempio che si riceve fin da piccoli. E io questi insegnamenti li ho ricevuti principalmente da mio padre e da Don Giorgio, appunto. Ma venendo all'argomento di questo pomeriggio, premetto che anche il mio sarà un intervento breve, perché, giusto per entrare nel vivo della questione, la prima cosa che ho imparato da consigliere di minoranza è che gli interventi non possono superare i 5-10 minuti, e pertanto ciò che si ha da dire bisogna dirlo in poche parole e andando dritti al punto della questione. L'altra premessa che vorrei fare è che cercherò di condividere con voi il mio pensiero sull'importanza della minoranza nell'ambito dell'amministrazione comunale, facendo un discorso generale, ma chiaramente ciò che dirò risente della mia breve esperienza politica, che è iniziata nel 2021 quale consigliera comunale di Cernusco Lombardone. Parto immediatamente dalla domanda fondamentale: ma la minoranza serve? E la risposta è indiscutibilmente sì. Riprendo un po' il discorso che è stato fatto da un signor Ghezzi che mi ha preceduto. Quando vedo che in molti dei nostri piccoli comuni alle elezioni si presenta una sola lista, mi prende un po' un senso di sconforto, perché realizzo immediatamente due cose.
La prima, la scarsa partecipazione dei cittadini nell'amministrare il proprio paese, ma purtroppo anche nel voler scegliere i propri rappresentanti. È inutile nasconderlo, l'abbiamo detto anche, ho sentito dirlo anche prima, l'astensionismo sta diventando il convitato di pietra sempre più ingombrante nelle nostre consultazioni elettorali. E la seconda cosa è che la mancanza di confronto che affliggerà chi si appresta a governare un comune in caso di mancanza di una minoranza è un problema molto importante. Ma voglio partire dall'inizio, dalle elezioni. Il primo compito che la minoranza si trova ad affrontare è l'accettazione del fallimento. È inutile chiamarlo in un altro modo. Chi si candida alle elezioni lo fa per vincere, per guidare un comune, per provare a realizzare il suo programma. E invece, se si perde, bisogna accettare e rielaborare la sconfitta. E in questo processo vi assicuro che si cominciano a perdere i pezzi per strada. Perché, diciamocelo francamente, nella nostra società la sconfitta non è più contemplata. Se non ho vinto, lascio tutto e chiudo in un cassetto i progetti che fino al giorno prima sembravano la mia unica ragione di vita. E quindi si parte. Delle 10-12 persone che si è riuscite a recuperare nella lista, alla fine se ne siederanno in consiglio 4. Noi a Cernusco siamo in 4. Ciò che è importante ricordare fin da subito, ma questo dovrebbe fare ovviamente anche la maggioranza, è che quelle persone che siedono in consiglio comunale non rappresentano se stesse, ma un gruppo politico, una lista civica e soprattutto tanti cittadini che le hanno votate e che hanno dato loro fiducia. Pertanto devono lavorare per onorare la fiducia ricevuta. Provo a scendere nel concreto. Cosa può fare e cosa deve fare la minoranza? Sostanzialmente vigilare e stimolare. Vigilare sull'operato della maggioranza, che rispetti quanto promesso in campagna elettorale, che non perda occasione di ottenere finanziamenti, che sia attenta alle necessità e alle richieste dei cittadini e delle scuole, delle associazioni di volontariato, che non distrugga per partito preso tutto ciò che è stato costruito prima e che garantisca la massima trasparenza negli atti che compie. Stimolare a tutelare il bene comune, cioè invitare la maggioranza a prendere iniziative che portino, per esempio, a difendere il patrimonio ambientale e culturale del paese, a sorreggere i più deboli nelle difficoltà e aprirsi alla collaborazione con gli altri enti del territorio. Come si fa questa minoranza? Qui posso solo darvi la mia opinione. Posso condividere con voi il mio pensiero su come si fa opposizione. Per me significa innanzitutto lottare per i valori nei quali si crede. Se le iniziative della maggioranza sono meritevoli, devono essere condivise. Se non lo sono, devono essere contestate con l'intento di spingere la maggioranza a fare meglio. E quando si contesta sempre l'operato del sindaco, di un assessore, della giunta, nello svolgimento delle proprie funzioni. La discussione in consiglio comunale, seppur accesa, non deve mai trascendere nel mancato rispetto tra le parti e soprattutto delle persone. Come avete notato, io sto parlando sempre di consiglio comunale, perché per me quella sede è quella la sede nella quale fare opposizione. Ma non crediate che questa mia idea sia così diffusa e condivisa. Sempre più l'opposizione si trasferisce fuori dal consiglio. E perché? Perché ai consigli comunali non ci viene quasi più nessuno. E qui ritorniamo al problema della mancanza di partecipazione. E quindi dove si trasferisce la discussione politica? Dove si trasferisce l'opposizione? Al bar, forse, come una volta, e sui social. E qui purtroppo l'approfondimento delle questioni e il rispetto delle persone spesso latitano. Mi avvio alla conclusione di questo intervento proponendo la visione della minoranza da altri punti di vista. Prima di tutto da quello della maggioranza. Una maggioranza seria dovrebbe sempre apprezzare il confronto con la minoranza, se anche quest'ultima ovviamente si comporta in modo serio e corretto. Diffidate sempre di sindaci e assessori che dicono di non riuscire a lavorare per colpa dell'opposizione. Non può essere vero. I numeri nei nostri consigli comunali, li ho già detti prima, si è sempre più o meno 9 contro 4.
Quindi la minoranza non può mai bloccare i lavori del Consiglio. Tra i consiglieri di minoranza potrebbero esserci competenze professionali, politiche e amministrative che una maggioranza illuminata dovrebbe saper sfruttare a proprio vantaggio. La minoranza, questo è vero, può far perdere molto tempo alla maggioranza utilizzando strumenti dell'interrogazione, dell'interpellanza, delle mozioni, far perdere tempo agli uffici comunali già a corto di personale tramite richieste di accesso agli atti. Ma questo inconveniente è tanto facilmente disinnescabile quanto più la maggioranza è trasparente. Racconta alla minoranza quello che sta facendo e che cosa ha intenzione di fare, quali sono i suoi progetti. E infine guardiamo la minoranza dal punto di vista dei cittadini. Ecco, qui penso che il destino di consiglieri di minoranza e maggioranza, e mi è stato confermato da quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, è comune. Ma cosa si aspettano? Io dico, da parte mia, cosa si aspettano i cittadini dalla minoranza? Purtroppo non sempre la difesa del bene comune come lo intende Don Giorgio. Molto frequentemente, così come in campagna elettorale, ci si sente dire che non si fa abbastanza per attirare l'attenzione su questo o su quel problema. Ma quale problema? Spesso si tratta del proprio orticello, delle buche non ripianate sulla propria via, del chiasso dei giovani in una piazza, della mancanza di parcheggi vicino alle scuole. Come mi piacerebbe invece che tra queste richieste ci fosse qualcuno che allargasse un po' lo sguardo sui bisogni delle famiglie in difficoltà o sulle proposte culturali o anche sul progetto di una mobilità sostenibile. Compito della minoranza, per come la intendo io, è anche sollevare il velo sulle questioni meno popolari o populiste, forse è meglio dire, visto la spiegazione che abbiamo avuto prima del termine populista, e farsi portavoce di quella parte di cittadini che per ragioni diverse la propria voce non la fa mai sentire. Strategia della minoranza non può essere solo urlare e battere i pugni sul tavolo, cavalcando il malcontento per l'una o l'altra questione e millantare di sapere in ogni caso fare meglio della maggioranza, sperando che questo atteggiamento porti alla vittoria nelle elezioni successive. Obiettivo della minoranza deve essere certamente quello di divenire prima o poi maggioranza, ma non per distruggere tutto e ricominciare da zero ogni 5 o 10 anni, ma per migliorare quel che c'è già e fare quel che ancora non è stato fatto per contribuire, come direbbe ancora una volta Don Giorgio, al benessere materiale e spirituale della comunità. Grazie. Visto ormai abbiamo superato un po', siamo quasi a 2 ore, no? Allora sarebbe anche stato bello far intervenire il pubblico. Concludo io, dopo lascerò a Martino un avviso per il dopo incontro. Ecco, breve. La cosa più importante in una democrazia è la dissidenza, che è il sale della democrazia. Quello che è avvenuto al tempo di Berlusconi, perché sapete che i nomi li faccio prima che le querele, non mi interessa, che ha tolto la dissidenza, la RAI, mica RAI, questo governo è osceno, sta togliendo la dissidenza, la reprime. Io parlo da prete e siccome tutti sanno che vivo da 10 anni in casa, chiuso, perché la Chiesa non ammette ancora la dissidenza. Se tu contesti, ti isola, certo, non ti manda il rogo, eccetera, eccetera. La dissidenza è importante, giustamente quando ha detto Samantha. Se quando c'è soltanto una lista, come nel caso di Santa Maria, La Valletta, è una cosa importante che la maggioranza trovi tutte le possibilità per dare voce alla dissidenza. Deve trovare, siccome non c'è la minoranza, non può governare da sola, perché la dissidenza, come intendo io, significa stimolare al meglio
Io quando ero a Monte, soltanto un accenno, perché Monte non è che l'ho dimenticato, è tutt'altro, sono loro che mi hanno dimenticato, ma fa niente, bene avanti così, no? Ecco, quando c'era una riunione del Consiglio Pastorale, dicevo, io dico la mia, voi dite la vostra, bene, adesso mettiamo sul tavolo, la mia proposta è la vostra, la migliore l'accetto. Non perché la dico io, sono un prete e ve la impongo, e neppure perché siete voi me la imponete. La migliore la dobbiamo accettare. Questo è stimolare. C'era un filosofo, mi pare Hegel, vabbè, quello che è, che parlava di tesi, no? Antitesi e sintesi. Vuol dire tesi, antitesi, il contrario, per fare una sintesi, per andare oltre, per andare superiore. Per cui non si può governare con un regime. Oggi in Italia ci stanno imponendo un regime distruggendo la dissidenza, andremo a finire male come quei comuni che esiste soltanto la maggioranza perché è un partito solo e toglie la dissidenza. Ma guardate che secondo me se io fossi da solo, no, quando ero a Monte, è chiaro che il prete non è un sindaco, innanzitutto il prete, ecco, è nominato dalla curia, che non è nominato dal popolo, anzi, come parroco mi sentivo più libero perché dicevo non siete voi a avermi votato, quindi posso fare quello che voglio, cioè con una battuta. Ecco, però io dico, io ascoltavo, magari andando in giro, mica in giro, uno mi diceva Don Giorgio, però sarebbe bello che mi facesse quella cosa, che facesse quella cosa, oppure sta facendo una cosa, guardate che stai sbagliando, eccetera, eccetera. E questa è la dissidenza, puntare sempre al meglio. A me ha fatto veramente non piacere, non dico il nome di un sindaco locale, no, ecco, bene, il quale ha detto, e come minoranza ho qui quattro cretini. Non è bello. Insomma, avere quattro cretini non è bello, cioè la minoranza ci vuole, o che se non c'è perché per tanti motivi, no? Ecco, ma bisogna crearla, e il sindaco la deve creare, la dissidenza, deve ascoltare di più i dissidenti che non invece quella del suo partito, va bene, della sua amministrazione. È importante la dissidenza. Io come prete sto contestando, e lo sapete bene, chi mi conosce, come contesto, e non ditemi perché io, ecco, non parlo, e altro che 10 anni chiuso, immaginate, no? Ecco, cosa vuol dire? Quindi la dissidenza è il sale della democrazia. Noi oggi in Italia stiamo, guardate che noi, questo momento, è peggio del periodo di Berlusconi. Berlusconi avrà avuto tutti i suoi difetti, ma non era arrivato a questo punto in cui adesso siamo. Ma dov'è la dissidenza? Dov'è la dissidenza? Io vorrei vedere le piazze e le strade, tutta la gente che scende, i giovani, gli studenti, dove sono? A contestare per la dissidenza, perché devono dirla loro. Perché questo governo che sta distruggendo il pensiero. Io dico sempre, abbiamo su un governo di Putini, di incompetenti assolutamente, di disgraziati, e lo sappiamo, di gente che ha dei problemi con la giustizia, lo sappiamo, ma a che punto siamo arrivati? A certo eletto dal popolo, benissimo, per quello togliamo il voto al popolo per 50 anni, diamo in mano tutto un paese ai governi tecnici, e questa è una provocazione, è chiaro, è una provocazione chiara, però guardate che importante è la dissidenza. Adesso lascio per ultimo un avviso. L'ultima cosa è che nella sì, non l'hai alzato la mano. No, io volevo anche quello dell'ultimo intervento del Giorgio. Lei dice è un problema politico, non è un problema molto culturale, sociale. La partecipazione al bene comune manca alla base. Quante persone nella vita quotidiana, colleghi di lavoro, si sentono coinvolti nel bene comune, vanno al di là del proprio interesse personale? Siamo una società finalizzata alla felicità personale individualista. Chi mette la propria felicità nelle mani nel raggiungimento di qualcosa di comune? Non è un problema politico, sicuramente c'è un problema politico, ma alla base del problema politico c'è un problema culturale, sociale, di una società che sta andando verso l'individualizzazione. Siamo una società occidentale. In Oriente abbiamo delle culture dove questa cosa è più presente.
Noi siamo una società, siamo gli antichi greci, non erano comunitari, erano individualisti. Questa cosa si sta esasperando ulteriormente. Quindi il problema non è politico, il problema è di cambiare la testa delle persone, di far crescere i giovani che arriveranno dopo di noi meglio di come siamo stati noi. Ha detto giustamente cambiare la testa. C'è stato uno che l'ha messo sulla croce, e non dico da parte di chi, no, che diceva continuamente nella sua predicazione metanoeite, è un'espressione greca, meta come meta politica vuol dire oltre, no, noeite, nous vuol dire mente, cambiate mente. Ma l'ha detto Gesù Cristo, e prima ancora l'ha detto, ecco, Giovanni il Battista. Metanoeite, tenetelo ben presente, vuol dire cambiare testa, vuol dire cambiate il vostro modo di pensare, il vostro modo di ragionare. Cambiando questo, cambia tutto. Che quando noi siamo dentro, e questo è colpevole, è la Chiesa istituzionale, perché la Chiesa istituzionale è il grosso animale di cui parlava Platone. È esterno, bisogna adesso fare la pace, bisogna andare di qui, andare di là. Per fare la pace bisogna cambiare la testa delle persone, perché la pace è giustizia, prima di tutto è giustizia. Allora, se io cambio la testa delle persone, ragiono in un modo diverso, agirò anche diversamente. Prima i mistici medievali, che erano speculativi, vuol dire che fondavano il loro pensiero, cioè il loro la loro dottrina sull'intelletto. Prima c'è l'intelletto, poi c'è la volontà. Prima uno ragiona, poi agisce. Quindi l'azione dipende dall'intelletto, cambiare la testa. Se io ragiono in un modo, agirò, cioè ragiono in un modo, agirò sempre in un certo modo. Ora, io non voglio colpire soltanto la politica, metà politica, perché quando si sente politica, vabbè, quello che è, no? È la Chiesa che sta mancando alla sua missione di predicare che cosa? È il Vangelo di Cristo, sì o no? Che cosa continua a dire? Assistenza, mica assistenza, e bisogna cercare di allacciare, come si chiama, il cardinale, lo mandano di qui, manderà per tessere. Ma tocca alla Chiesa fare queste cose. La Chiesa deve far ragionare le persone, dire metanoeite, entrate dentro di voi, perché dentro di noi c'è un intelletto. Diceva già Aristotele, che era un pagano, e distingueva intelletto attivo, che è quello illuminato da Dio, lui lo diceva che era un pagano, e poi c'è l'intelletto passivo, e che è quello che subisce. Noi agiamo secondo l'intelletto passivo, quello che subisce le cose dall'esterno. La Chiesa deve, siccome la Chiesa ha distrutto lo spirito, come può parlare di queste cose qua? E poi la Chiesa può parlare di pace quando cosa ha combinato prima? Cosa ha combinato? Deve tacere, però impostare tutto il suo insegnamento sull'intelletto interiore vuol dire che se io vedo le cose giustamente, agirò giustamente, ma siccome abbiamo le menti confuse, agiremo sempre in un modo confuso. Questo è il mio pensiero. Metanoeite, cambiate il vostro modo di ragionare. E ragionare bisogna entrare dentro di noi, no? Lo dicevano anche qui gli antichi filosofi greci. Entrate in voi stessi. Papa parla di periferia. È il contrario, bisogna entrare dentro di noi, non stare in periferia, cioè fuori di noi. Saremo sempre in balia della carnalità, del modo in cui ragiona il mondo, secondo un certo, no, quello che è omologazione, eccetera, eccetera. Va bene. Adesso lascio l'ultimo avviso, poi andiamo. Nell'altra sala c'è anche la mostra, e non so se di sopra c'è un piccolo aperitivo di questa inaugurazione. Se vuoi però prima illustrare la mostra brevemente alle persone. Penso, no, beh, che comunque l'esposizione è descritta, e ci sono i commenti, è tutta una collaborazione tra me e Don Giorgio, e un cammino anche che stiamo facendo un po' proprio anche togliendo sempre di più il male fondamentale primario, che è proprio l'ego, come appunto diceva prima anche il Signore. In fondo ci sono anche dei libretti sul bene comune, se per chi volesse c'è Stefania che può darli.
chiedo scusa, l'amor sui, la felicità non è la beatitudine, che il peccato può essere felice, il peccato originale, esserci dentro, che il peccato originale, e il Vangelo parla di beati. Questo è l'errore della Chiesa, io non ce l'ho. Hai ragione.